I playoff, Rose dall'altra parte contro Sprio e lo attacca andando verso il centro, ottima difesa di Sprio, esce il tiro, il rimbalzo lungo ancora per Sprio che se non vado errato non ha ancora segnato, prende questo tiro in transizione di tre lunghezze, ultimi tre minuti del primo quarto, blocco di Camby, uscita di Sprio, il pick and roll con Thomas che restitui, che si vede restituito il pallone e manda dietro da Marcus Camby, ecco come Camby lo scorso anno cambiò la serie, adesso pensa di essere anche un grande playmaker. Fa rischiare i passi a Sprewell che è isolato per uno contro uno con Rose, tira fuori, specialista della difesa rimane qui, andiamolo a vedere dall'altra parte in un'esecuzione a dir poco difficilina, però che Rose lo mette dal nulla e in due tempi controlla un rimbalzo alla Marcus Camby, poi la ricezione per Sprewell che lavora in pick and roll proprio con Camby, lo libera, Camby va in palleggio, arresto, tiro, questi discorsi strategici sono interessanti però poi alla fine è l'esecuzione che fa la differenza. Crochet ha preso un buonissimo tiro e lo ha sbagliato, in gara 1 li ha messi tutti, questo non è un buonissimo qui, isolato contro Crochet, arriva il raddoppio, arriva la ricezione per Sprewell che tira cortissimo, si butta sulla palla vagante, Travis Best controlla praticamente per Sprewell, a spazio Childs, scacchiera la partita, si va dove si pensa gli avversari siano deboli. Il tiro di Houston ci dimostra quanta meccanica ci sia in un tiro di pallacanestro, qua proprio dentro, e Smith si è soltanto difeso, brutto fischio, soprattutto col replay. Uno contro uno verso il centro dell'area di Sprewell che da tre metri a Larry Johnson. Sono meno puliti che in gara 1, ma da qua fino all'eventuale... più la sua mitica Honda Civic che è stata per i Knicks. Serie di giochi a due tra Johnson e Sprewell, riceve Johnson, alza la parabola! Sprewell che avrebbe bisogno forse per sbloccarsi, proprio la superiorità dei Pacers alla posizione 2-3 può ribaltarsi a favore dei Knicks perché Spring campo aperto non è contenibile né chi tira da sotto senza botta di cui Kevin McHale faceva uso abbondante. Quinto fallo per Rick Smith, post basso ancora per Larry Johnson, ci sono situazioni analoghe che possono venire sfruttate, si va fino in fondo, dentro la palla per Kurt Thomas, Smith a 5 falli, top! Ghiacciati i New York Knicks 2-0 nella serie.